Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La Bassi ci ha mandato, come sapete, la sua seminatrice per provarla e oggi la dobbiamo provare nel campo di ceci. Quindi, prima giornata di test della seminatrice manuale professionale della Bassi e dobbiamo seminare i ceci. Come sapete, già dagli unboxing abbiamo visto che è una seminatrice costruita davvero bene e con tutti i crismi. Però adesso ci stiamo davvero stupendo e stiamo capendo che cosa vuol dire lavorare con una seminatrice professionale. Quindi vai Sergio a raccontare le differenze che stiamo trovando, che io vado a mettere i ceci. Ok, partiamo dal principio. Dobbiamo seminare i ceci in questo campo ed è questo che si vede dietro di me e questo qua dietro. Questo l'abbiamo già fatto ieri e questo in parte, più o meno fino a qua, questo pezzo, l'abbiamo fatto ieri. Oggi finiamo di seminare questo pezzetto che manca, saranno 3000 metri, 4000 metri. Vi faccio un paragone al volo. L'anno scorso, in questo pezzettino qui, sono più o meno 1500-2000 metri se non ricordo male, abbiamo seminato i fagiolini. Più o meno stesso sesto d'impianto dei ceci di quest'anno. E l'anno scorso l'abbiamo fatto, mi pare che ci abbiamo fatto anche un video, con la seminatrice, quella un po' più economica, parecchio più economica, che abbiamo acquistato noi. Per fare sto pezzetto qua dietro di 2000 metri ci abbiamo messo più o meno una giornata e mezzo. E ovviamente ci abbiamo messo molto meno rispetto a farlo a mano, però una giornata e mezzo per fare questo. Ieri in una giornata, prendendocela parecchio comoda, e non era manco una giornata intera perché siamo venuti tardi la mattina con i figli, con i nostri figli, con le nostre figlie, e ce ne siamo andati presto la sera, abbiamo fatto quello e buona parte di questo. Adesso in mezza mattinata dovremo riuscire a finire qua teoricamente, quindi la velocità di lavoro cambia e cambia parecchio con questa seminatrice della Bassi. Questo è il pezzo che abbiamo fatto ieri, oggi dobbiamo finire di fare questo pezzo qua. Allora, le differenze sostanziali rispetto alla semina che abbiamo fatto l'anno scorso sono che questa non sembra una macchinetta per i popcorn. L'altra praticamente cosa succedeva? Non aveva il coperchio e i dischi in plastica rigida all'interno a volte acchiappavano sia i fagioli ma anche i ceci e li pressavano tra il disco e il contenitore e poi li sparavano fuori, ma sembrava proprio la macchinetta per i popcorn. Questa non lo fa perché il disco non fa lo stesso lavoro dell'altra e poi oltretutto per sicurezza ha anche il coperchietto. L'altra si inceppava, non riesco ad alzarmi, l'altra si inceppava ogni 3x2 perché i semi si incastravano all'interno sia i fagioli che i ceci e quindi bisognava fare retromarcia, smontarla al volo, sganciare il disco, togliere i ceci o i fagioli incastrati e rimontarla e ripartire. Ma lo faceva ogni, che ne so, ogni 20 metri, dipende poi anche dal seme. Questa non lo fa, non l'ha ancora fatto, non si è ancora inceppata e abbiamo già fatto qualche migliaio di metri di semina. E già lì si velocizza parecchio perché non ci dobbiamo fermare ogni paio di metri. Oltretutto l'altra, per come aveva strutturato il vomere, cioè questo che fa il solchetto dove poi vengono rilasciati i semi, praticamente tutta l'erba, tutte le cose che trova, gli si accumulavano lì davanti e alla fine faceva, ti trascinavi questo mattoncino di erbacee o comunque di residui culturali davanti al vomere e non facevi più un solchetto fine ma facevi proprio un fosso gigante e facendo così i semi non venivano interrati bene. Un altro problema è che per interrare i semi, per richiudere il solco, l'altra seminatrice aveva una catenella che raschiava il terreno, questa ha proprio due vomerini che spostano la terra là al centro e lo lasciano così, perfetto e pulito. Allora, come sforzo possiamo dire che si sforza molto meno rispetto all'altra. Penso che sia dovuto soprattutto dalla forma del vomere che fa il solco in terra, perché praticamente l'altro, se questo è il terreno, l'angolo dell'altro era questo, quindi un po' un paracadute. Questo invece ha una forma arrotondata davanti e gli permette di scivolare tranquillamente, oltretutto è più affilato come profilo, e gli permette di scivolare decisamente meglio nel terreno. E poi soprattutto se becca un po' di erbetta
che magari è sfuggita alle lavorazioni precedenti o qualche sasso, non gli si impiglia sul vomere come succedeva con l'altra, ma la spinge sotto. E questo è molto comodo perché così non si incastra niente nella seminatrice e si può andare belli spediti e tranquilli. Adesso ho iniziato, è già finito un filare e mi sembra che giro e mi sembra quasi un sogno aver fatto così in fretta, perché con l'altra veniva un po' più scomodo, possiamo dire così, perché nel vomere si incastravano cose ogni 3x2, dall'erba ai sassi, e bisognava sempre in continuazione alzare, spostarlo un po' più avanti e ricominciare. Con questa invece non è che non succede, ma è molto raro che succeda. E poi anche lo sforzo spingendo la mano è decisamente minore, oltre che la posizione è più comoda e non di poco. Perché l'altra era molto più bassa e dovevo lavorare praticamente con la schiena piegata, il manubrio dico, molto più basso. Questo invece è lungo, essendo così lungo o meno, e poi di lavorare comodi, poi il manubrio si alza si abbassa, quindi penso che si adatti molto facilmente a persone di altezze diverse. Anche perché un'altra cosa importante, dovendo fare dei campi cerchiamo di essere precisi, perché poi passiamo col trattore e facciamo un'estirpatura meccanica, una sarchiatura meccanica, quindi deve essere il più preciso possibile. Certo, non possiamo pretendere di avere la stessa precisione rispetto a un macchinario collegato al trattore, però anche se presto l'attaccheremo al trattore per vedere. Sì, infatti, perché faremo la prova più avanti, perché questa è sì una seminatrice manuale, ve l'abbiamo detto anche nel video precedente, ma è una seminatrice manuale solo perché è montato su di essa il meccanismo ruota manubrio, perché questa stessa seminatrice senza la ruota e il manubrio, con un attacco diverso da qui in poi, viene collegata al trattore o al motocoltivatore. Quindi questa è proprio una seminatrice professionale anche per attacchi a tre punti o per motocoltivatori, e molto probabilmente più avanti andremo a collegarla al trattore per velocizzare ancora di più le semine ed essere ancora più precisi con le semine. A chi consigliamo questa seminatrice manuale?
Noi la consigliamo ad aziende più o meno come la nostra, piccole aziende con qualche migliaio di metri di semine da effettuare. La consigliamo perché? Perché si lavora veloce, si lavora in serenità, si lavora più precisi e vale la pena avere una seminatrice di questo tipo in un'azienda più o meno come la nostra. Se avete delle esigenze un po' più spinte, quindi avete qualche migliaio di metri più da fare o qualche ettaro, la stessa la potete attaccare da sola o anche con più elementi dietro il trattore, che è una cosa che poi noi prima o poi faremo, anche se i metri da seminare quelli sono, però ci velocizziamo un po' di più. Se la consiglieremo a un hobbista? No, perché è relativa alla professionalità di una seminatrice per fare un paio di strisce, un paio di file di sì. Produzione. Se avete pochi metri quadri da seminare e non avete bisogno di chissà quale precisione, perché poi non ci dovete passare col trattore, ma magari fate lavorazioni a mano. È relativo. Naturalmente si lavora meglio, è sicuramente un investimento migliore rispetto a qualcosa che vi fa bestemmiare. Però non è strettamente necessario, cioè è una cosa più davvero professionale per aziende. Sì. Quindi avete un'azienda come la nostra? Prendetevela. Avete un'azienda più grande della nostra? Prendetevela. Avete un'azienda ancora più grande? Prendetevene un paio, attaccatevi al trattore che fate prima. Ragazzuoli, il video finisce qua, speriamo che vi sia piaciuto, speriamo di essere stati abbastanza esaustivi. Speriamo di essere stati abbastanza esaustivi anche nello spiegarvi la seminatrice, come ci siamo trovati noi. Tutte le informazioni tecniche su come funziona all'interno la seminatrice e quali sono le sue peculiarità di costruzione le trovate nel video che è già presente nel canale, che abbiamo fatto qualche tempo fa, quando abbiamo fatto l'unboxing, diciamo così, quando ci è arrivata la seminatrice a casa e ve l'abbiamo fatta vedere nel dettaglio. L'abbiamo anche smontata e adesso, per non essere troppo pesanti e ripetitivi, vi lasciamo direttamente a quel video, lo troverete a fine video e pure giù in descrizione. Poi che dire, le impressioni a fine lavoro sono più che ottime, siamo belli freschi e riposati, non abbiamo il fegato gonfio dal nervoso per una seminatrice che non funziona benissimo. E sapete cosa vuol dire questo? Che adesso cannibalizziamo e smontiamo la seminatrice hobbistica per renderla un pochettino più funzionale. Quindi... Ma è giusto per fare un esperimento, perché sinceramente potrebbe anche stare parcheggiata. Qualcuno ci ha anche già chiesto se la vendiamo. No, non la vendiamo, proprio perché vogliamo... Quindi, lavorare con una seminatrice professionale fa la differenza, e non poco. Fare questi video anche con macchinari differenti, come fasce di utilizzo, fasce di prezzo, ci serve proprio a questo, anche a noi personalmente, proprio per capire la differenza tra macchinari e macchinari. Come per le seminatrici, anche per gli altri macchinari che ci vedete utilizzare nel canale, questi sono proprio esperimenti che ci aiutano anche a crescere e a capire meglio come funzionano le attrezzature. Consigliamo questa seminatrice? Sì. Se avete una piccola azienda e dovete già comunque seminarvi, come facciamo noi, una piccola azienda e qualche migliaio di metri di semine da fare, questa seminatrice ve la consigliamo, perché ci lavorate più sereni, lavorate più veloci e il lavoro esce meglio, c'è poco da fare. La domanda più gettonata nel video, da Febbi abbiamo fatto vedere per la prima volta questa seminatrice, era: quanto costa? Noi ragazzi non lo sappiamo, perché l'abbiamo ricevuta a titolo gratuito, come vi abbiamo già detto su Instagram e come è dichiarato nel video. Quindi non possiamo aiutarvi da quel frangente, e la Bassi nel sito non mette i prezzi, quindi dovete chiedere a loro. Hanno la customer care, hanno chi si occupa proprio di questo, quindi contattateli e supereranno loro. Tutto in descrizione, tutti i contatti della Bassi, sia i social, sia Instagram, Facebook e anche YouTube, se non ricordo male, ma il loro sito internet, dove poi trovate nei contatti le mail e forse anche il numero di telefono. Quindi chiamate direttamente la Bassi se siete interessati, perché non possiamo esservi utili. Esatto. Ragazzi, a questo punto è tutto, perché sta per piovere. Abbiamo fatto sto pezzettino di video alla chiusura proprio perché stanno arrivando le piogge, ma dobbiamo anche finire di seminare al volo prima che ci bagni tutto e poi siamo fermi per una settimana. Quindi ci vediamo al prossimo video, speriamo di esservi stati utili. Se avete domande da fare, ovviamente nei commenti qua sotto scriveteci quello che vi pare e noi vi rispondiamo appena abbiamo 2 minuti liberi.
Quindi ci siamo persi l'ultima clip, non l'abbiamo fatta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima.